Sono oggi a Milano con la dottoressa Sara Egiazzi, quindi, autrice del consorzio Isabor, che ha, sta pubblicando questo libro La Repubblica d'Europa, oltre gli Stati Nazione. Dottoressa Egiazzi, grazie della disponibilità. Volevo chiederle, com'è possibile nella Repubblica Europea una convivenza delle varie religioni? Allora, intanto diciamo che la Repubblica Europea nasce puntando soprattutto su delle radici che sono abbastanza monolitiche, cioè quelle giudaico-cristiane. Nel tempo, soprattutto negli ultimi 30-40 anni, in tutta Europa questo modello è andato un pochino sgretolandosi. Per quale ragione? Beh, perché ci sono oltre 850 fedi religiose presenti negli Stati europei che di fatto non soltanto convivono in modi anche abbastanza ricchi culturalmente, però anche in modo molto conflittuale. Pensiamo per esempio al problema degli spazi religiosi, cioè il referendum sul minareto per l'Unione Islamica, il fatto di avere degli spazi adeguati, non essere relegati in garage, ma non soltanto per i musulmani, ma per i buddisti, per i buddisti. Quindi davvero un problema che è un po' in bilico tra il conflitto e l'arricchimento. Allora, come può la Repubblica d'Europa garantire una maggiore convivenza? Beh, sicuramente dall'alto, con delle politiche adeguate. Ci sono delle religioni oggi che in realtà sono anche abbinate a delle classi sociali. Questo vuol dire che, come nelle classi sociali, c'è chi ha accesso agli spazi adeguati e dignitosi e chi non ce l'ha. È una questione economica. Allora, bene, una repubblica al di sopra delle parti, al di sopra anche dei confini nazionali, è un po' sganciata dal modello giudaico-cristiano, in qualche modo più inclusivista, potrebbe far sì che le religioni abbiano garantito gli spazi di culto e anche la possibilità di mostrarli anche nello spazio pubblico. Grazie mille, dottoressa, la ringrazio. Grazie. Adesso passiamo anche ai miei dottori. Grazie mille. Grazie per l'attenzione.